Presidente, tutta Italia dice addio alla mascherina. In Campania cosa succederà da lì? Piano piano, non andate di fretta, no, non è un grande sacrificio. Teniamola qualche settimana in più in Campania, così stiamo un po' più tranquilli. Voi avevate fretta di farvi il carnevale, di andare a gavazzare, invece no. Superiamo almeno questo periodo di feste, San Valentino, carnevale, la lasagna, le cose. Manteniamoci prudenti. Quindi, almeno per il mese di febbraio, continuiamo a mantenere le mascherine, lo manterremo l'obbligo in Campania. Cerchiamo di arrivare alla fine dell'emergenza, che è prevista in Italia alla fine del mese di marzo. Quindi manteniamoci un po' più prudenti per una ragione che ho ripetuto mille volte, perché la Campania è la regione con la più alta densità abitativa d'Italia e quindi dobbiamo avere un po' di prudenza in più. Abbiamo già fatto un miracolo per la gestione di questa ondata di epidemia, un miracolo perché abbiamo, come sapete, 15.000 dipendenti in meno nella sanità pubblica campana, dopo i 10 anni di commissariamento. I cittadini sono stati nel complesso responsabili. Dobbiamo completare la vaccinazione per i bambini della fascia 5-11 anni, ma mi pare che stia andando bene. Ieri eravamo a 181.000 bambini vaccinati, ovviamente la fascia di popolazione va oltre i 300.000, però già la soglia dei 200.000 è una soglia importante che ci dà tranquillità e serenità, nonostante il disastro fatto dal Ministero della Pubblica Istruzione e il caos che ha determinato per le famiglie, per i presidi e per gli alunni. Guardiamo avanti, quello che è passato, ci avviamo evidentemente verso una nuova normalità.